Quindi siamo qui per, diciamo, per rivendicare, tra virgolette, un verdetto ingiusto a mio parere, revisionando il tape, riguardando il round. Siamo qui per parlare e per dire le motivazioni che poi hanno scaturito quello che è stato una cosa brutta per il pugilato italiano dopo aver combattuto un combattimento, un incontro nella maniera più corretta insieme al mio compagno, al mio rivale Giovanni Giacomeni. Le motivazioni che hanno scaturito il casino, diciamo, di quello che è accaduto. Io poi a freddo, revisionando il combattimento, mi sono visto round per round e ho visto, dando un verdetto, dando un giudizio, che sono stato penalizzato sia nel verdetto finale che nel giudicare i round dello parziale. Appunto per dire che la giustizia, insomma, a livello sportivo debba praticamente stare vicino agli atleti che meritano la vittoria. I round che mi vengono attribuiti persi, cioè non riesco a capire come i giudici, come quelli che abbiamo avuto con la loro esperienza, hanno potuto darmi la perdita nei round che mi hanno visto vincitore. Sono qui anche a dire che sono stato visto il combattimento di marzo, dove avevo vinto, che mi è stato attribuito un pari. Questo combattimento di dicembre si è ripetuto la stessa giuria, addirittura con un arbitro di parte, cioè di Parma, cioè luogo della Via Giacobbe. Questo mi dispiace perché mi sento male amministrato a livello manageriale. Non so chi abbia scelto l'arbitraggio, i giudici, per cui ecco, sono un atleta che ha dato tanto lustro allo sport italiano, allo sport del pugilato, il mio curriculum parlo da solo. Laddove io avessi meritato la sconfitta, come tante volte ho avuto le sconfitte e me la sono presa, laddove ho preso una sconfitta non meritata, ho fatto un ricorso, ma sempre nel modo migliore, insomma, nella realtà, nella sportività, cioè quello che questo sport insegna. Ecco, qui è venuto a mancare tanti di valori che questo sport ci insegna, ecco, la realtà, il rispetto per l'atleta. Io direi, tu dici che sei stato amministrato malissimo, non dimentichiamo la tua carriera, voglio dire, scusa, non voglio terminare, voglio la tua carriera, voglio dire, come pugile a 40 anni quando non si poteva combattere più in Italia, hai avuto tante opportunità, voglio dire, sei diventato campione due volte del mondo con me, sei stato varie volte sfidante all'Europeo, sei stato sfidante al campionato del mondo. Mi sembra che uno che ha 46 anni sia stato amministrato non male, benissimo, voglio dire, se tu pensi minimamente che ci sia una situazione, te lo dico un'altra volta, in cui tu pensi che io te ne ho una parte o l'altra, ma ti sbagli, perché il cervello come funziona te, funziona lui, anche con lui ci sono quelle situazioni che come parlo con te, parlo con lui. Voglio dire, non ci sono situazioni di figli e figliastri, non ci sono mai stati, come non saranno mai i miei figli e figliastri. Voglio dire, io voglio bene i miei figli a uno come all'altro e cerco di sgridare a uno come all'altro. Non mi sono mai permesso, e credimi, ma te lo dico col cuore, Natale, sono le feste, te lo dico un'altra volta col cuore. Se tu pensi minimamente che io tenevo dall'altra parte, o che l'altro possa pensare che io tenevo dalla tua parte, c'è un errore gravissimo, voglio dire, non grave, gravissimo. E poi quando parliamo di arbitri e giudici, non sono io che scelgo gli arbitri e giudici, bensì qua c'è Mauro che fa parte del WBC, la giuria bisogna rispettarla, dove arriva arriva, voglio dire, c'era un romano, c'era uno di Parma,
c'era uno di Napoli. Non è quello, il discorso è che è un po' tutti noi. Ci sono delle situazioni, io non ho visto il match, io ti posso dire che l'altra volta il 70% degli appassionati di chi guardava il pugilato avevano visto un punticino a favore di Silvio Bracco. Ok, e nessuno lo può negare, voglio dire, sono io il primo che lo dico, come l'ho detto sempre. Voglio dire, in questa situazione non ho visto il match come l'altra volta, tanto è vero che sono arrivato purtroppo in ritardo anche solo io. Non è questa la situazione, lì si discute in maniera importante, c'è una situazione che già sovviene, che se c'era qualcosa di male, e in base a io ho guardato non le 12 riprese, ho guardato le 24 riprese di quella che era, e voglio dire, ci sono dei momenti in cui parlando anche con i giudici e gli arbitri, mi hanno detto attenzione, che se come l'altra volta non dobbiamo negare il pari, non ci deve essere un avversario, non ci deve essere un vincitore per forza, questo l'ho detto. Voglio dire, poi ognuno vede il match come voglio dire, io magari ti vedevo, se vedevo il match vedevo vincente te, e come ha detto il presidente del WBC, come sono manager di Fragomeni, sono manager di Silvio Bracco, e penso che sia giusto a livello voglio dire umano e di rispetto, voglio dire, nei tuoi confronti, io ho detto immediatamente che era giusto darti la rivincita, vuol dire, perché in un certo senso ci sono stati una volta vincitore Bracco, una volta vincitore Fragomeni, voglio dire, oggi è andata Fragomeni nel punteggio, ieri hanno sbagliato o non hanno sbagliato, perché umanamente non puoi pensare che i giudici siano in malafede, ma questo te lo dico col cuore, voglio dire, non penso che i giudici, voglio dire, siano messi lì a fare, ma te lo dico col cuore. Poi qua c'è Barovecchio, c'è Mauro Betti, voglio dire, più di loro non so chi potrebbe dire qualcosa. Allora, rispondo io, quale compagna, moglie di Silvio Bracco, per un unico motivo, perché forse ancora è acceso da uno spirito, diciamo, abbastanza forte dentro di sé. Innanzitutto il fatto di aver usato la parola manageriale non significava che ce l'avesse direttamente con te, poi ritengo che comunque questi sono fatti che si debbano lavare a casa propria, e tu lo sai bene, Salvatore, questo. Nel momento in cui tu mi tiri fuori il fatto che Silvio tu gli hai dato l'opportunità, nessuno ti nega questo. Scusami, non ti ho interrotto, ma questo per una questione proprio di... Stiamo parlando del combattimento, non della carriera. No, ma ti vorrei chiarire una cosa, nessuno ti ha negato la tua managerialità, quindi la tua professionalità, nessuno vuole qui dirti che tu hai fatto o non hai fatto bene. Un dato è certo, Salvatore, il fatto che tu abbia usato Silvio, cioè abbia usato in questi termini, il manager è colui che gestisce le situazioni, d'accordo? Gestisci che cosa? Persone che diventano prodotti, questo è un dato di fatto, cioè la vita è fatta di questo. Silvio, come Giacobbe, come i tuoi altri pugili, sono un prodotto, per cui se tu non lo ritenevi contrattualmente potente, sicuramente non lo proponevi. Per cui è vero che tu hai dato un'opportunità, ma è altrettanto vero che Silvio l'ha data a te. Questo, come, voglio dire, per chiudere il quadro. Quindi se tu sei stato la cornice intorno, o sei la cornice intorno ad un bellissimo quadro, è altrettanto vero che il quadro è altrettanto bello e altrettanto di valore. Questo per quanto riguarda, voglio dire, la puntualizzazione di alcune cose, come tu l'hai tenuta a fare, è giusto anche che però qualcuno ti risponda in tal senso, così chiariamo che non ci sono, ecco, che non c'è una credine nei tuoi confronti, assolutamente. Manageriale, molto probabilmente mio marito intendeva dire un'altra cosa, che ai massimi vertici del pugilato, quale può essere la manifestazione o la sigla della WBC, non si è visto ben tutelato a livello arbitrale. Che cosa significa? Che non è che stava in malafede, nessuno ha osato dire o ha usato la parola malafede per dire che i giudici erano in malafede. Questo dipende dalla coscienza dei giudici stessi, che ci dovranno dire, oggi vedo il signor Barovecchio, ci dovrà dire se effettivamente lui ha agito secondo buona fede o meno. Rivedendo il match, io non credo che la 12ª ripresa o l'11ª possa essere data persa.
Ora, sappiamo perfettamente che c'è un gioco delle tre, c'è il gioco delle tre parti. Uno dei tre si deve comunque, voglio dire, affrancare dalla neutralità e dire sì, forse ho sbagliato in questo perché siamo uomini, eh? Non è che siamo, voglio dire, assolutamente ci vogliamo ergere a Gesù Cristo. Però è bene che ognuno riconosca le proprie colpe. Ora, mio marito non ha detto niente la prima volta. Il 17 marzo dell'altro anno lui ha combattuto contro Giacobbe Fragomeni, validissimo pugile come lo è mio marito, e nessuno ha detto no, non va bene il pari. E sappiamo tutti che c'era una vittoria da parte di Silvio, ma non sono i due, tre punti che vanno adesso a rovinare l'immagine, perché il pari ci sta. Ma tra un pari e una vittoria e un pari e una sconfitta, beh, essere presi in giro a 46 anni, la cosa mi sembra un po' eccessiva. Allora, chi ha delle colpe come supervisore? Per supervisore non intendo né Betti né Barrovecchio, intendo tutti quanti, cioè l'organizzazione del pugilato che c'è stata quella sera, nel senso non Salvatore Cherchi, Open 2000, tutti quelli che erano presenti. Fare mea culpa lo si fa. Lo fanno tutti gli sportivi. Sono state indette milioni di conferenze stampe per giustificare il ralenti, il dribbling, il gol, l'autogol. Perché non bisogna farlo nel pugilato? Tutti ci lamentiamo, tutti gli addetti ai lavori si lamentano che il pugilato è uno sport di seconda categoria, di terza, di quarta. Allora, mai come in questa occasione Ci devono essere persone che si possono e si devono schierare se tengono realmente al pugilato e dire la loro, anche dire sì, abbiamo sbagliato, senza dover entrare in comportamenti che appartengono a terzi. Qui si sta parlando essenzialmente del punteggio parziale e poi del verdetto finale. Chiaro, io ho capito tutto. Io ti faccio un esempio, no? Prendo il match di Sarenzo. Per me Sarenzo. Scusami, qua non si sta parlando. Io voglio difendere un attimo quello che è giusto difendere e non pensare, voglio dire, al fatto degli errori come se ne fa sempre, no? Purtroppo, voglio dire, nel pugilato tante volte ci sono degli errori che è difficile capire. Io ho fatto un discorso prima in cui la prima cosa che ho detto, non ho detto che lui non è stato castigato da un certo punto di vista, sempre penso con la buona fede degli arbitri e giudici, non penso che siano delle persone da quel punto di vista che si possono mettere nei problemi, ma su una situazione in cui io umanamente e per una ragione voglio dire, in cui lui sta dimostrando in questo momento, è la prima cosa che gli ho detto sul ring, voglio dire, non è, io immediatamente, voglio dire, a me piace, voglio dire, io in questo momento, e in quel momento facevo il manager di Silvio Brano, in cui curavo i suoi interessi, curavo la situazione in cui se è giusto dargli il terzo match, io la prima cosa che ho detto a Sulaina, voglio dire, la stessa sera. Scusami, Sulaiman che cosa ha detto? Perché non è uscito nulla sulla stampa. Scusa, posso? Sì. Sulaiman mi ha detto, se tu pensi che sia giusto e che quella situazione era così, Salvatore, non ci sono problemi, facciano il terzo match. Voglio dire, ma questo immediatamente la stessa sera. Voglio dire, perciò, voglio dire, io ho fatto il manager non di Fragomeni, perché in quel momento Fragomeni non aveva bisogno di me, ma ho fatto il manager di quello che in quel momento aveva bisogno di me. Scusami, ma io sono amministrato da te, ma se le cose vanno male a me a livello, cioè se mi viene fatta una scorrettezza, no? Una mancanza di, no? Dove non sono stato tutelato, dopo chi me la devo prendere? Con il mio manager, con chi vuoi che me la prenda io? Io non posso dire ai giudici o agli arbitri come gestire la situazione. Silvio, stai sbagliando. Voglio dire, oltretutto sai che se c'è una situazione in cui andava bene, c'è una possibilità negli Stati Uniti. Voglio dire, attenzione, e io finanziariamente
mi conveniva 100 volte con la situazione degli Stati Uniti, voglio dire, quello, cerchiamo di capire le cose, visioniamole bene, e poi ci sono altri giudici qua, voglio dire, che possono dire anche la loro, che mi sembra che siano le persone più adatte per rispondere a quello che avete detto in questo momento. Grazie Mauro Pennini, supervisore del campionato. Io prima di tutto volevo appunto in questa sede rappresentare nel modo migliore il WBC e portare a Silvio i saluti del presidente Sulaiman, che mi ha appunto incoraggiato e autorizzato a partecipare a questa conferenza stampa. Una cosa noi del WBC ci teniamo a sottolineare chiaramente ai giornalisti della stampa: chi ne esce rafforzato da questo match, al di là delle giuste e giustificate osservazioni di Silvio, sono proprio i due contendenti, perché da questi due combattimenti, mentre il primo e ancor più il secondo, chi ne esce fuori come immagine rafforzata, ove ce ne fosse bisogno, perché sicuramente io ero convinto del fatto che non ce ne fosse bisogno né per te né per Giacobbe. Quindi voi avete dato lustro a un campionato del WBC, io mi sono sentito onorato, al di là dei fatti poi accaduti, di farvi da supervisore e poi ne uscire entrambi vincitori. Il discorso che riguarda la giuria è un discorso che, per quanto riguarda la neutralità, io ci metto la mano sul fuoco, che poi noi possiamo andarci a vedere di nuovo la ripresa e diciamo così, considerarla, fare l'analisi logica della ripresa e trovare il punto di differenza. Sappiamo una cosa, sì, che come nella prima occasione dove tu ti sei sentito, e qua lo dico senza timore di essere smentito, probabilmente il punto e i due punti in meno che ti sono stati riportati sui cartellini, io vorrei che tu fossi convinto che anche in quell'occasione noi non ti abbiamo abbandonato. È ovvio che Silvio Branco oggi mi dice: un conto pareggiare e un conto vincere. Sono perfettamente d'accordo. Un conto pareggiare e un conto perdere. No, io parlo del primo match. È ovvio che Silvio, il discorso per quanto riguarda la rivincita che ti è stata assicurata e confermata, non è un discorso semplicissimo per il WBC. Perché come siete bravi voi due, numero uno e numero due, in lista d'attesa ce ne sono altri bravi come voi. Quindi è un discorso che il WBC esaminerà nella sede opportuna e non si esclude un eventuale. Ma al di là di tutto questo, quello che io voglio sottolineare è che un verdetto può sempre essere contestato. Io mi sentirei una nullità oggi a offendere la tua dignità e dirti: hai ragione Silvio, perché se poi una conferenza stampa me la fa Giacobbe a Milano, che faccio? Dico la stessa cosa. Io vorrei in questa sede essere il più obiettivo possibile, prima di tutto perché non sono tecnicamente preparato per poter dire faccio l'arbitro o il giudice. Io sono qui a tutela e a difesa dell'integrità etico-morale dei miei ring officials, e su questo metto la mano. Che poi si possa sbagliare, io, insomma, andiamo a vedere Adam e Cunningham stamattina su Fight News, c'è la ripresa per ripresa, la percentuale degli errori eccetera, cioè ogni verdetto è contestabile e si può impugnare, questo è sicuramente un esempio. Ma è altrettanto ovvio un'altra cosa: e vista la vostra bravura, la vostra esperienza di ring e la capacità pugilistica di campioni, perché l'avete dimostrato e l'ho scritto sulle mie relazioni, perché io sulle mie relazioni quello che ho tenuto a precisare è la vostra grande statura sportiva, prima, dopo e durante. Non ho fatto nient'altro che sottolineare questo aspetto. Ma è anche altrettanto ovvio, e noi lo sappiamo, che anche un terzo match, sì, andrà sull'ordine di un punto, mezzo punto, due punti. Cioè, noi sappiamo che vista la vostra bravura non ci sarà mai
i 5-6 punti di differenza. Scusi, ma questo è un dato di fatto, perché quando si parla di numero 1 e di numero 2 è un dato oggettivo, che voglio dire, ci possono essere un punto, due punti di scatto, a meno che per KO anche se abbiamo avuto molte situazioni in cui il numero 1 contro il numero 2 è finito 2-0 caso. Ma questo esclude il discorso su cui è chiaro che mi sento tirato in ballo quando si va a parlare dell'obiettività dei miei giudici. Lì mi sento di doverli difendere fino alla morte, perché la giuria sul fatto che ci possa essere stato, è chiaro che se tu mi dici nelle ultime quattro riprese Barovecchio ha dato, come ha fatto Ciminale che ti vedeva avanti, tre riprese a tre una all'altro, cioè voglio dire, se l'andiamo a scardinare l'undicesimo round perso quando l'ho vinto nettamente, cioè, ho capito, sì, però se l'andiamo a scardinare, non è che bisogna fare, no, allora ti ho dato tre, adesso ti faccio due, no, i round che vengono assegnati, perché uno alla volta deve averli dedicati, siccome l'undicesimo round e il dodicesimo l'ho vinto nettamente, non vedo come abbiamo fatto a dare. Però ripeto, se per te tramite chi ti amministra c'è stato un evidente errore tecnico, ci sono le sedi opportune. Beh, io sono qua a manifestare, a appellarti, cioè, all'ente mondiale e chiedere la rivincita. Il discorso è questo, che noi dal punto di vista del WBC errori o cose giuste fatte, ci sentiamo nel dovere di dirti, di confermarti che ti abbiamo sempre voluto tutelare. È ovvio che tu giustamente mi contesti un verdetto, come probabilmente Giacobbe dice che è giusto. Ne contesti due, però. Io mi auguro che non abbiate tutelato solo Silvio Branco, ma che abbiate tutelato tutta la manifestazione, perché sennò si farebbero dei torti. Nel senso, lei come rappresentante della WBC, io mi auguro che abbia tutelato tutti. Cioè, sia l'uno che l'altro, quindi la manifestazione in sé è provocatoria come domanda. No, ma io la capisco, signora, capisco pure il suo stato d'animo. No, ma io sono tranquillissima, guarda, io faccio l'avvocato, per cui nessuno meglio di me è abituato ad un ring o a una querela verbale, quindi si figura. Al di là del fatto della sua professione, cioè la rispetto come donna e come persona, oltre che moglie di un amico, però voglio dire, io ero sul posto come campionato del WBC e noi abbiamo tutelato tutte le parti interessate. No, questo, infatti. Non è che noi abbiamo una parte interessata e l'altra la sfida. Proprio per questo le ho fatto la prefazione, che sarei nei confronti di Silvio stesso un bugiardo a esprimere un perché mi metto l'anima in pace, dico che sì, hai vinto, hai ragione tu, però mi sentirei un codardo nei confronti di Giacobbe. Perché è mia convinzione che, come lei dice, tra il numero 1 e il numero 2 è chiaro che ne facciamo un altro di match. Io sono straconvinto che finirà comunque sull'ordine di un punto o due di differenza, vista la bravura dei due contendenti. Tu a chi merita? Scusi, ma la WBC ha preso una posizione in tal senso? Glielo domanda a lei, perché lei è la posizione. La posizione il WBC la prende in considerazione qualora da parte della parte interessata, che in questo caso è Silvio, ci sia una protesta ufficiale depositata. Al momento non mi risulta che sia stata ufficialmente depositata, però magari Salvatore. Che lo ha fatto ufficialmente. No, la mia domanda era ben diversa, cioè lei quale rappresentante della WBC in Italia ha ritenuto di fare delle lamentele? No, questo per quanto riguarda però l'organismo federale, da quello che mi risulta. Non so se la sua federazione l'ha fatta anche per quanto riguarda la WBC, al fine di che cosa? Ecco, no, ma a parte questo, dico, al fine di che cosa? Proprio come routine normale lei l'ha fatto, oppure l'ha fatta perché aveva delle rimostranze? No, io ho fatto la mia relazione esprimendo il mio parere su tutta la manifestazione e chiaramente anche sul risultato finale. Esprimendo sconcerto, non sto dicendo per noi. Esprimendo un parere che si è trattato come nel match precedente, un match molto molto arrivato molto, noi lo chiamiamo close fight, anche questa volta, e che comunque i giudici hanno deciso in tal senso, e io ho espresso parere favorevole
sul fatto che fosse molto... Mi scusi se glielo domando perché io non sono del mestiere, a fronte di questa sua relazione la WBC si dovrà esprimere in tal senso? La WBC è un organo consultivo, cioè questo è bene non sì, 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 beh certo. Se c'è una contestazione ufficiale da parte di una delle due parti interessate, il WBC la prende in considerazione, la mette in votazione del board, il board decide sulla base della contestazione, perché bisogna vedere pure nell'ambito della contestazione che cosa viene contestato, le motivazioni. Al momento non mi risulta che ce ne sia una effettivamente depositata. Nel momento in cui c'è una contestazione effettivamente... No, questa è la procedura, mi scusi, non è per interromperla, la procedura la so perché l'ho guardata bene. No, volevo sapere se la sua relazione, a fronte della sua relazione, la WBC avrebbe preso comunque in considerazione un provvedimento di qualsiasi tipo, cioè di conferma, di negazione della disputata, nel momento in cui non c'è una eclatante... diciamo così, errore tecnico che può essere causato. È chiaro che se parliamo del punteggio che è sulla base della opinione del giudice in quel momento, non c'è errore tecnico. Io posso fare una relazione in cui si stabilisce, secondo la mia opinione, che ci sia stato un errore tecnico. Qui ci potrebbe essere, secondo l'opinione di Silvio, un errore di considerazione sul stilare il verdetto, ma non è che c'è durante l'incontro errori tecnici talmente eclatanti. Io credo che l'esperienza di Silvio t'abbia portato, pure quando sei andato in Canada, sei andato in Argentina, hai fatto decine di campionati del WBC, ci troviamo nella soggettività del giudizio, non ci troviamo nel considerare l'errore tecnico. È inutile che io mi nasconda dietro una... Il verdetto è stato omologato perché non è stato rilevato alcun errore tecnico specifico che potesse in alcun modo evitare l'omologazione. Ripeto, nel momento in cui da parte di una delle due parti interessate c'è una protesta ufficiale ben motivata, il board del WBC la prende in esame e su votazione esprime un parere, quindi si potrebbe arrivare teoricamente a... Consideriamo anche che, come ho già fatto in prefazione, c'è comunque già da marzo scorso una lista di pretendenti a quel titolo che è in attesa. È ovvio che poi, nel momento in cui venga riconosciuta la legittima protesta da parte di Silvio, bisognerà appunto sistemare anche le situazioni degli altri pretendenti, cioè come abbiamo fatto dopo il match di marzo. Bene, grazie. Scusate, posso intervenire? Devo parlare? Non so se prendo la parola. Niente, io intanto ringrazio dell'invito rivoltomi e chiaramente mi sento chiamato in causa. E una cosa che mi dispiace è sentire parlare di malafede, riesco a essere tacciato di incapacità piuttosto che di malafede. Penso che un giudice del tuo calibro può essere incapace. Pensi che sia malafede invece? Malafede. No, nessuno l'ha usata il signor Chierchi e abbiamo tra l'altro chiarito sia io che il signor Chierchi che anche lui non voleva dire malafede ma ha usato forse un termine sbagliato, per cui è stato chiarito in più di un'occasione. Abbiamo allora diciamo che ho sentito. Tant'è vero che abbiamo detto anche siamo tutti esseri umani. Va bene. Comunque ho sentito parlare di giudici di parte di Parma. Ma anche è vero che io sono un giudice laziale di Roma, quindi qualcuno forse si aspettava che io fossi di parte. Io Silvio lo porto nel cuore perché a 16 anni aveva vinto, stavano dicendo con Alfredo, il torneo novizi e io ero lì, quindi non ricordo, insieme a Gianluca. Ovviamente se fossi stato di parte avrei parteggiato per una delle due parti. La mia etica, non so come chiama, professionale, anche se questo per noi è noto, comunque non mi consente questo. State puntualizzando il verdetto sull'undicesima ripresa.
che potremmo anche distruggere comunque. Però non il detto viene stilato su 12 round. E voi avete visto chiaramente che io nei primi 4 round, la quarta ripresa, io l'ho data a Silvio Branco. Se avesse vinto Silvio Branco, Giacobbe Bracomelli avrebbe fatto la conferenza stampa e mi avrebbe detto: perché hai dato la quarta ripresa a Silvio Branco mentre gli altri due giudici l'hanno data a me e Fragomelli? Per me Silvio Branco la quarta ripresa l'aveva vinta e quindi io avevo il vantaggio di 2 punti, come potete notare, per Silvio Branco. Dopodiché la 11ª ripresa, il cartellino non verte solo sull'11ª ripresa, è un totale, no? Però se voi prendete l'esame l'11ª ripresa, io vi posso dimostrare che Silvio l'ha dimostrato, secondo il mio punto di vista, che ha fatto una buona ripresa, ma non colpi non sono arrivati. Io questo vedo, e questa è l'11ª ripresa. Io colpi, dal punto di vista professionistico, io non ho visto arrivare, ho visto colpi di sbarramento, ho visto colpi di contenimento, non ho visto neanche con le macchinette si segnano i punti ai dilettanti. Questo è il mio pensiero, ma non gira il match, non gira il verdetto solo sull'11ª, perché se io la quarta l'avessi data come i miei colleghi, tutti e due hanno dato la quarta a Fragomelli, non staremo qui a parlare di questa 11ª ripresa, giusto? Sì, sì. Quindi, ecco, vediamola un attimino nella completezza il verdetto finale, non vediamo soltanto che siamo fuori tema, andiamo si fuori. Analizza round per round. Sì, però appunto ti dico, vediamo anche la quarta ripresa allora. Perché tu dici che hai vinto. A me non mi sembra che condivisa solo sbarramento, perché Fragomelli non è che ha fatto niente qua, Non ce la facciamo più. Allora, vedo io vedo che si prende sui pantoni. Io vedo i colpi sui pantoni. Ma Fragomelli non è che portava. Io li vedo portare a segno. Beh, tanti vanno a segno. Però questo è dal punto di vista tecnico, no? Posso, però posso avere, vedo, se mi cacciate di incapacità sono molto più felice. Non vorrei sentire, ho equivocato, no? Se trovate male fede, ho equivocato. Comunque, io sono, se noi vogliamo vederla, abbiamo il tempo di vederla, io vedo anche dei colpi e in attacco, noi abbiamo, come giudice, dovrei fare un discorso un pochino tecnico, noi abbiamo una percentuale che poi ci porta a giudicare un round, laddove non c'è una grande differenza di colpi o un'equivalenza di colpi, noi abbiamo l'85%, scusate se vado sul tecnico ma forse ci capiamo meglio, un round si vince all'85% sull'aggressività efficace. Qui Fragomelli è stato aggressivo ma non è stato efficace, perché non ha qualche colpo l'ha portato, ma sono equivalenti a quelli che ha portato Silvio. Se non si riesce a individuare nell'85%, c'è un 10% che si chiama leadership. Chi è? Vince il caprone che va avanti, perché qui vedo uno che va avanti e che ne sono forte. Cioè, chi ha il dominio del ring? Chi è che vorrebbe fare qualcosa in più? Questa è la percentuale. Non ci sono. Scusa, ma io non vedo, scusate, io noi diciamo, ovviamente sono un attimino in minoranza, credo. Però se vogliamo vederla dall'inizio, voi mi fate vedere i colpi. No, io dico, è già pregevole che lei sia qui a differenza degli altri suoi due colleghi. Di questo la ringrazio. Di questo la ringrazio, sì, sicuramente. Però è anche vero che si mette al pubblico ludibrio in questo momento, perché voglio dire, per cui ribadisco il fatto che lei, che nessuno ha detto della malafede. Tant'è vero, prima si è pure scusato, voglio dire, e nessuno ha usato questo termine. Non c'era lei, però insomma, vabbè. Nessuno ha parlato di malafede, però è bene che lei ci dia la sua opinione, che potrebbe essere contestabile o meno, voglio dire, come quella di qualsiasi altra persona, perché è individuale, cioè, ma sicuramente, non è che, però quantomeno. Il fatto di dire io ho vinto la quarta presa, sì, giustamente dice ho vinto la quarta. Però potrei essere contestato dalla controparte, perché l'altro potrebbe dire la quarta l'ho vinta io, e allora il mio verdetto era decisamente a favore di Fragomelli, se avessi dato la quarta dall'altra parte. Guardate i cartellini,
io ce l'ho memorizzato. I due colleghi dando quello che dico io, quello che dice Fraumeni. Qui siamo no, quello che dico io, quello che dico io, sto dicendo quello che dico io. Io dico che se potenziamo soltanto l'undicesima andiamo fuori tema, perché ci sono anche delle riprese che erano molto contrastate, chi l'ha dato un modo, chi l'ha dato un altro. Però se vedete, leggi la quarta. No, stavo vedendo un'altra cosa. Stavo vedendo un'altra cosa perché mi ha chiamato il Maurizio Zannoni, sì, dicendomi che revisionando il combattimento si scusava per le brutte parole che diceva prima del match, durante il match e dopo il match. Quando sono andato a salutare? Sì, quando sono andato. Prima del match che si lamentava perché le corde erano lente, diceva, rivolto verso di noi, che all'inizio dell'incontro incominciamo bene con queste corde, già incominciamo bene e non è bello che sia una cosa così. Le corde, durante il combattimento diceva parolacce nei miei confronti mentre che combattevo, si sente che dice a Giacobbe delle parolacce nei miei confronti e alla fine quando siamo andati a salutarlo, come di io e lui di solito avviene, no? Indipendentemente dal verdetto, poi lui ha detto salutali anche questi, e ha detto delle parolacce. Lui mi ha detto mi scuso con te per le parolacce, per il comportamento che ho avuto nei tuoi confronti, però il sesto, il settimo round Giacobbe si stava addormentando, li stava prendendo le redenzi e bisognava scuoterlo. Quindi mi danno perso. Si viene la potenza. Esatto, su 10 volte. Cioè non è che io vado ad analizzare le tredicesima, io vado ad analizzare il match. Tutte te, round per round. Sì, no. La settima sesta è come un TV. Sesto o settimo round. Capito? Io vado ad analizzare tu sei una ragazza di lunga esperienza, tu sai, c'è anche chi passa e sappiamo bene quello che possono dire agli angoli per stimolare il abbiamo messo all'agonia la moglie di l'allenatore quando ha detto ammazzalo, mi ricordo in uno dei match che fece, che organizzò, dire una cosa di questo tipo, insomma scusate, non entravo nel campo con un amico, ma io ho portato dentro questo. Sì, però tu sai bene che purtroppo c'è Mario che devo confermare che insomma agli angoli qualvolta si dice qualcosa al proprio assistito per stimolarlo, per dirgli insomma stai facendo male, forse non è vero, oppure, cioè non lo so, questa non è mia competenza e sinceramente non voglio entrare in campo che non mi tocca. Ecco, io gradirei insomma che sono ovviamente ho un po' di difficoltà nel giustificare il primo match, il secondo match, cioè il secondo lo giustifico perché l'ho fatto io, il primo non lo so, non l'ho fatto io, cioè l'ho giusto soltanto diretto, però dalla la tua prestazione secondo me tra il primo e il secondo match c'è una bella differenza, posso dire soltanto questo dal punto di vista tecnico, dal punto di vista del giudizio. Tra la tua prima prestazione e la tua seconda prestazione non è stato uguale. Mi limito a dire questo. Io ero giudice della seconda prestazione, non della prima. Forse la prima volta ho vinto con largo margine, la seconda. Io sono giudice della seconda prestazione, però secondo me se fossi un tecnico io analizzerei le due prestazioni che secondo me non sono uguali. La tua prima prestazione è stata sicuramente migliore della seconda. Detto questo non posso aggiungere altro perché non è il mio settore, il mio. Grazie. Io posso rispondere tranquillamente. Sia la prima che la seconda abbiamo fatto la stessa preparazione. Visto e considerato che nella prima preparazione c'è stato rubato il combattimento, perché in effetti così era, abbiamo tenuto opportuno di fermarci leggermente per mettere dei colpi più incisivi verso Fraumeni, in modo che tutti sappiamo la differenza del peso e dunque quello che influisce è che Silvio Branco è, diciamo che più magrolino,
rispetto a Fragomeni. Fragomeni, quando viene dentro, con le sue spinte o altre cose, sembra chissà quello che fa, ma in realtà non è così. Allora abbiamo pensato di fermarci un attimino, in modo che potevamo mettergli qualche colpo più duro di sbarramento per convincere di più la giuria, ma in effetti non è stata così. Non è stato così perché ha influito il fattore che Fragomeni veniva dentro, portava dei colpi che non andava a segno, e lo scarto era di 5 colpi su 1 di Fragomeni, perché è visibile nell'incontro, e questo ha fatto sì che sembra che in realtà Silvio è meno preparato, ma la preparazione è identica. Silvio ha fatto la stessa identica cosa dell'altra volta, soltanto che questa volta è rimasto leggermente più fermo. Stando più fermo non ha convinto, però secondo me invece... quando si fa delle gare, vedi, ci sono i velocisti che vincono per un centesimo di secondo, delle gare, vedi, ci sono i velocisti che vincono per un centesimo di secondo, certo. Ci sono i nuotatori che vincono per un centesimo di secondo, non è che bisogna sempre vincere con un... Ma in effetti quello che io dico è questo, che la preparazione è uguale. Questa volta ci siamo leggermente fermati per mettere qualche colpo più incisivo, che comunque basta visionare il combattimento, si vede che il combattimento non è perso. Forse mi sono espresso male, io non voglio entrare nel merito della preparazione. C'è la controparte, probabilmente la controparte ha preso delle contromisure rispetto alla prima prestazione, scusa, dove la prima parte sicuramente Silvio l'ha fatto molto meglio di questa prima parte, ma non per demerito della prestazione, della preparazione. Non voglio assolutamente entrare in questo argomento. Probabilmente Fragomeni ha preso delle contromisure. Ma assolutamente no, perché basta. Io non voglio entrare, basta fare, nel discorso della preparazione. Tu giustamente fai l'arbitro e tante cose di giudice, l'arbitro, e tante cose puoi vederle. Basta vedere Fragomeni alla fine del combattimento com'era sul viso, e basta vedere Silvio Branco alla fine del combattimento scorso. Dunque la volta scorsa, secondo me, Fragomeni è andato a segno forse meglio di questa volta, perché questa volta proprio ha preso due testate Silvio Sidocchi, non è che ha preso colpi che l'hanno segnato. L'altra volta ha messo qualche colpo dentro, nonostante che noi abbiamo lavorato. La preparazione che abbiamo fatto noi è stata fatta per questo motivo. È stata fatta proprio perché dovevamo Fragomeni. La volta scorsa, il dodicesimo round, l'undicesimo round, l'abbiamo fatta, dicevano che eravamo più in appannaggio di Fragomeni. Che cosa abbiamo fatto? Ci siamo limitati a vincere i primi round ugualmente, con meno scarto. Cioè bisogna vincere un punto, non è che bisogna stravincere un round e dare fondo alle proprie energie per mantenerci appunto per i round finali. La dodicesima round addirittura uno me l'ha scoperta. Cioè, io questo sto fermo restando che non ho bisogno di riflettori puntati, perché a 46 anni la mia carriera la conoscete tutti, ho vinto quello che c'era da vincere, ho dato lustro a questo sport, e lo sport ha dato lustro a me. Però ecco, vorrei giustizia a 46 anni, perché se non la chiedo a questa età qui, quando la chiedo a 20? Anche perché poi lo sport insegna dei valori che sono fondamentali, la realtà, il rispetto, e questi valori sono venuti a mancare in questo combattimento. Per cui ai ragazzi che cosa diciamo? Che cosa gli diciamo? Per quale motivo devono venire in palestra? Per insegnargli che cosa? I valori dello sport, e questi valori sono venuti a mancare in questo sport, in questo combattimento. Allora, lealtà che significa, Silvio? Cioè, chi è che non è stato leale? Cioè, chi ti ha giudicato non è stato leale, questo vuoi dire? Tu gli dai un punto al finale, no? Per Giacobbe, ok? Un giudice gli dà 4 punti. Un giudice gli dà 2 punti, non capisce un cavolo quello. Quello radiatolo perché ha visto Branco vincitore. Come mai?
Come mai? Mi spiegate perché lui ha visto vincitore Silvio? Qualcuno ha sbagliato, dovrei essere anche io. Allora, qualcuno ha sbagliato. Qualcuno ha sbagliato. Ma potrei essere anche io. Perché uno ha visto vincitore Silvio? Non parliamo di lealtà, di malafede, eccetera. Non parliamo di queste cose. Parliamo di incapacità. Può essere io il primo a essere uno di te incapace. Io ho visto vincitore Silvio, numero uno incapace. Potrei essere io. Però non parliamo di altre cose perché non ci sono. Ma sei stato premiato miglior giudice tu? Prego? Sei stato premiato come miglior giudice? No, migliore arbitro. Sì. Tu hai visto. Tu sei incapace. Può darsi che mi sono sbagliato, e che perché c'è l'infallibilità? Io non sono incapace. Adesso finiamo il discorso e poi ti vedo. Non incapace, puoi esserti sbagliato, ma non incapace. Posso essermi sbagliato? Certamente. Però sei stato incapace, no? In quel momento sono stato incapace. Però aspetta, questo lo state dicendo voi. Io sono convinto di quello che ho fatto al 100% e sono pronto davanti a tutti a rivedere anche solo l'undicesima ripresa. La vogliamo vedere? L'analizzi te sul tuo punto di vista, l'analizzo io sul mio punto di vista. Propriamente sicuramente non coincidono, però ti spiego qual è il mio punto di vista. Se è solo l'undicesima, però questo non è corretto perché nei confronti dei Fragomini io devo dire perché la quarta l'ho data a Branco quando gli altri due l'hanno data a Fragomini, eppure questo dobbiamo metterci nel giudizio. Io l'ho data a Branco, dice perché? Allora tu hai sbagliato perché l'altri due l'ha data a Fragomini. No, io ho visto un Branco nei primi round un pochino superiore. Cerchiamo di raggiungere lo scopo. Perché a me poi tante cose non mi sfuggono. Che cosa voleva dire? Scusi, eh? Non lo so. Me l'ha detto lei, io non le posso dire quello che sta pensando. Sta perorando una giusta causa e quindi secondo la sua opinione è giusto che lo faccia. Però secondo me impegnare questa conferenza sul fatto che un giudice abbia visto un punto da una parte, non credo che ci porti da qualche parte, perché comunque il risultato è, ripeto, non essendoci un errore eclatante dal punto di vista tecnico, non è che l'arbitro si è sbagliato a dedurre due punti invece che dedurli, cioè situazioni del genere non si sono verificate. Allora io quello che vorrei capire, almeno come rappresentante della commissione, la tua richiesta effettivamente qual è? Perché al momento io ho parlato con te dopo il match, ho parlato con Giacobbe, siamo rivisitati anche diciamo mentalmente il match, devo dire che dal punto di vista anche della tranquillità morale eccetera, parlando sia con te che con tua figlia, mi ha fatto molto piacere questo parlo. Non è che ce ne avessi bisogno perché ti conosco, però in effetti io come rappresentante del WC vorrei capire esattamente qual è la tua richiesta finale, al di là del fatto, ripeto signora, giustamente ma dal suo punto di vista, che tu ci hai convocato qua per dire che ti senti vincitore del match. Però quella situazione, Silvio, tale resta. Parliamoci di... No, si sente defraudato di un qualcosa, con una cosa ben diversa, nel senso, guardi, le dico, vede, io non credo che mio marito abbia bisogno di veramente tanta pubblicità, perché potrebbe chiudere la carriera oggi o decidere domani di chiuderla, e ha dato tanto sia a se stesso che agli altri, e al pugilato stesso. Io dico questo, che la ringrazio del supporto, fermo restando tutto questo, però è un dato di fatto che il primo match l'abbia vinto per un punto, due punti, tre punti, questo siamo tutti d'accordo. Mi faccia finire del sillogismo perché sennò non si arriva a nulla, no? Ecco. Il secondo ci può anche stare il pari, nessuno si lamentava del fatto che, tant'è vero che la prima volta è stato palese la sua vittoria, ho capito signora, ma gli è stato dato un pari.
questa volta non è stata palese la sua, voglio dire, il fatto che avesse perso. Questo qua è un giudizio, potrete mettere pure io. No, però non possiamo tutti alzare le mani e dire va bene, questo è un giudizio che io non posso dare, questo... Allora lei che cosa ci sta a fare come supervisore della WBC? No, scusi, no, no, questa è una sua valutazione, però... Sì, certo, cara mia, infatti se mi può rispondere. Però dico, la parte del primo match è stata in qualche modo... archiviata con la rivincita, perché se lei mi riporta sul primo match, io le posso dire che pure io ho visto, gliel'ho detto a cena, pure ha parlato con Maurizio Sulaimane, però che cambia questo? Può cambiare lo stato delle cose questo? Cioè andare a parlare adesso, io vorrei solamente dire, lei in qualche modo sottolinea pure degli aspetti che riguardano la mia posizione, che voglio dire, potrebbero pure essere in qualche modo interpretati diversamente, però io la domanda che faccio a sì, la tua richiesta ufficiale, ma la devi in qualche modo ufficializzare, certo, certo. La dobbiamo cristallizzare, certamente, questo volevo solo. Certo che la ufficializzazione è chiaro, che io considero lecito esternare dal punto di vista tecnico, morale e di come si sente adesso quella che è stata la sua prestazione nei due match e soprattutto il risultato finale. Questo per me è lecito, lo comprendo, però io, il mio consiglio qual è? È quello di arrivare alla conclusione di questi due match e formalizzare in maniera definitiva quella che è la tua decisione, perché al momento c'è stato solamente uno scambio di opinioni che non ci porta a niente, assolutamente a niente, questo dico. Poi al di là delle valutazioni che potrete fare sul mio operato, su quello che so, questo lo potete pure mettere nella vostra relazione, che non vi ha soddisfatto, questo fa parte assolutamente della democrazia, come voi potete, voi siete liberi di esprimere anche in sede e in seno al WBC tutte le vostre opinioni sul mio operato e su quello della mia giuria. Su questo. Ma il suo operato come quello della giuria, guardi, nessuno ha parlato, ripeto e ribadisco perché ci tengo che non venga messo sui giornali assolutamente una cosa del genere. Nessuno ha parlato di mala fede. Per lealtà si intende l'oggettività, molto probabilmente ha usato un termine sbagliato e non sto qui a rettificare per pura formalismo. Ecco, allora, ripeto, nessuno sta parlando della sua slealtà eventuale, no, dell'oggettività. L'oggettività è un dato di fatto, se ne può parlare, ne possiamo parlare da qui a 10 anni, credo, signor Barluecchio. Nel senso che lei, giustamente da tecnico, no, da giudice, mi dice, no, guardate, io ho visto la quarta ripresa, gliel'ho data così, l'undicesima gliel'ho data così perché io ho ritenuto, ha dato le sue motivazioni e mi sembra di averlo anche ringraziato per questo, ha avuto il coraggio, voglio dire, esatto, di venire qui e di dire, giustamente perché è un professionista serio, e ha detto guardate io la vedo in questo modo, e se noi lo rivediamo 1000 volte, mi sembra di aver capito, mi dica lei, poi mi corregga, io ridarei lo stesso identico punteggio perché i cartellini 12 round me li ricordo perfettamente lo score che ho dato, e ben venga perché è sicuramente un giudice integerimo da ogni punto di vista, cioè nessuno gli può contestare nulla da un punto di vista professionale, si può discutere da un punto di vista oggettivo, il che voglio dire... non offende nulla, non sto offendendo, scusi, finisco termino, non sto offendendo Barlovecchio, né Barlovecchio offende mio marito nel momento in cui dice mi è piaciuto, è stato sicuramente più incisivo al primo match rispetto al secondo. Questi sono punti di vista, ma siamo qui per parlare, siamo in democrazia, e mi sembra anche logico la questo. La nostra presenza qua è proprio per confermarvi e per garantire il fatto che, ripeto, può essere contestato il nostro operato nei termini che voi riterete più opportuno, però il fatto che ci abbiamo tenuto proprio insieme, ci siamo dati appuntamento per venire qua per rispondere alle vostre domande e... Però è quanto round, mi hai dato vittoria perché ho vinto, questo è il quarto round, tu dici perché è una vittoria il quarto e l'undicesimo, perché no, io testa, come fa per pensare il quarto round? No, perché gli altri due hanno dato quell'altro. Non mi hanno fatto danni. No, io vorrei dire una cosa. Importante.
fatto due match straordinari. Sentire la gente e guardare il match, sono stati due magnifici atleti. Voglio dire, a me dispiace che si vada a sindacare da una parte e dall'altra determinate situazioni che non è bello né nei confronti di Silvio né nei confronti di Fragomeno. Perché non dimentichiamo i due match, hanno fatto due grandi match. Noi questo qua l'abbiamo un po' perso di vista, che la gente interessa più quello che hanno fatto i due ragazzi. Noi ci soffermiamo su una situazione, quante volte ci siamo messi a discutere, Silvio, guardami, o Gianluca, poi anche di un altro, su determinati match. Per te ha vinto quello lì, sì, io ho un punticino per lui e tu quell'altro. No, io ho un match e un punticino, ne abbiamo fatti tante volte e si imparano nel pugilato. Sarà sempre così, voglio dire. Poi ci sono delle rimostranze, voglio dire, si tirano fuori. Però se noi guardiamo tutte le volte, principalmente io guardo il match, non quello che dice la gente, che è stato un grande match. Non solo questo, anche quello prima. Hanno fatto due grandi match e quello abbiamo perso un po' di vista, no? La quarta, la quinta, no, non prendere i colpi, sì, era più forte, no, era più debole. Mi dispiace, perché quando io sento le persone che hanno visto il match e dicono hanno fatto un grande match, tutti e due, all'età che hanno, due grandi atleti, abbiamo perso di vista in maniera importante questa situazione. Molto, molto l'abbiamo persa di vista. Questo mi dispiace sia per lui sia per Fragomeni, perché siamo entrati in situazioni in cui diventa un po' ridicolo e ci rende allora anche... Come No, come scusa, voglio terminare. Facciamo la terza. Cerchiamo di fare il terzo match in maniera intelligente, in maniera, voglio dire, da persone per bene, cerchiamo di fare il terzo match. Perché tu mi hai parlato, questo, hai detto, io non voglio stare i miei due figli, tu hai detto. Esatto, tanto è vero, ti ho detto. A questo punto tu chiedi a Sulaiman o a Sulaiman. Io a Sulaiman, mi ha chiesto la stessa sera e lui mi ha detto: se tu pensi che sia giusto, fai il terzo match. Ma siccome il signor Betti mi dice di formalizzare come giustamente, ma questo si formalizzerà. Il discorso che voglio fare è che hanno fatto due grandi match, uno che ha 46, l'altro che ne ha 43, 42, quelli che ha. Voglio dire, abbiamo perso quello che realmente la storia, il match, la gente quando vede il match e termina la 12ª ripresa applaudi anche a casa. E il match che è andato in onda, e voglio dire, nella storia, più volte, sarà andato in onda 30 volte, voglio dire, ma la gente ha visto principalmente il grande match. Poi ci sono state le scaramucce, ma quello che hanno visto è il match. E poi, come diceva Palovecchio, tutti noi abbiamo delle opinioni diverse, no? Voglio dire, lui vede quello lì vincitore di un punto, io lo vedo quell'altro, lui lo vede, sì, però è sempre stato così pugilante. Se voi guardate, Silvio, perdonami, se voi guardate i verdetti, se guardate in giro, c'è sempre una situazione in cui maggiormente è 2-1, c'è sempre una split decision, quasi sempre. Se noi guardiamo Pacquaio contro Marquez, il primo match, per me aveva stravinto Marquez, il giudice ha andato vinto Pacquaio, sì, no? Voglio dire, ci sono delle minute in cui io non me la sento, come ho detto, non penso assolutamente che ci sono delle persone in malafede. Ce ne sono in giro per il mondo in malafede, questo sono sicuro al 100%, ma in queste occasioni, voglio dire, l'unica cosa, non c'è la malafede. Ma nessuno ha parlato di questo? No, volevo che si allontanasse per bocca mia questa situazione che non pensavo fosse giusta. Però, e ripeto, io guardo le 24 riprese, ok? Non guardo le 12 finali. Per me nelle 24 è un pari spiccicato, a quello che mi dicono tutti.
Perciò è giusto, da un certo punto di vista, che la prima volta ha vinto Branco, la seconda Fragomeni, e poi il terzo, chi vince, vince. Per fare il terzo match, formalizzate il deposito cauzionale di $2,500 o lo dobbiamo fare noi? In che senso? Perché per formalizzare il tutto e per fare ricorso bisogna... Non ci sono problemi. Non è che non mi devo preoccupare, io mi devo preoccupare per il semplice fatto che tu oggi me lo dici. Mi perdoni, il mio mestiere è questo qua, no? Tutte le volte che ha fatto qualcosa, abbiamo formalizzato niente, abbiamo fatto adesso... Ma non nei confronti della WBC? Non ci sono problemi. Signore, la WBC non fa adesso nei confronti dell'organizzatore di Silvio un problema di 2500. Non fa. Perché si può arrivare a sciogliere il nodo finale e capire quella che sarà. Non ne facciamo un problema di tassa di no, un attimo, lei mi ha detto di formalizzare il tutto, la richiesta io non la posso, mi scusi, io faccio l'avvocato. Questo è il mio mestiere, avvocato. Avvocato? Sì, ricorda anche la sua situazione all'epoca, sì. No? Voglio dire, perciò è il mio mestiere, so. Modestia a parte. Voglio dire, ha ragione Mauro, voglio dire che in quel contesto non c'è nessun problema. Questa la formalizzo io, parlo io con il WBC, voglio dire c'è Mauro, come ha sempre fatto, non dimentichiamo che ha difeso sempre in maniera corrente e onesta sempre tutti i pugili italiani, voglio dire. Ma Mauro sta dicendo che sono 30 pretendenti, non dice niente allora. Mauro ci sono, 30 pretendenti. Il pretendente, avrei un anno per difendere il titolo. Fanno il manager di Fragomeni, ok? No. Perciò voglio dire, io su questo non penso che ci siano tanti problemi. Bisogna parlare anche con Fragomeni, logicamente, non è che parliamo solo noi. Che adesso qua a Cinta ci sale Fragomeni quando fa il questo non è un problema. Ma questo è l'ultimo problema, ragazzi, vendiamo tutti dei bambini, siamo dei bambini. Fragomeni il giorno dopo stava a Sport Italia, ha ufficializzato lo fan mondiale. Ma dove era? La situazione era che cominciava a fare il mondiale, ci sono delle situazioni che si possono cambiare in corsa e se si fa il mondiale si fa ottobre novembre, ok? Perché scade a settembre, vuol dire la mandatoria, perciò non ci sono tutti i tempi possibili a immaginare. L'importante è fare le cose fatte per bene, cercare di capire che ci può essere un terzo match, prendendo, fanno di scegliere, vuol dire perché se no gli arbitri li sceglie il WBC, non li scelgo né io né Gesù Bambino, ok? Magari avessi questo potere, io posso dire li vorrei tutti americani, li vorrei tutti cinesi, li vorrei tutti giapponesi. Ma non è quello, attenzione, come diceva il signor Barovecchio prima, nel pugilato si guardano tante cose, no? Si guarda la potenza, si guarda chi attacca, si guarda un punto, poi ci sono giudici che vedono il pugilato in maniera lineare, c'è chi lo vede in base a quelli che sono i, come si dice, quando ci sono le convention, le Barovecchio che fate i seminari degli altri, ci sono certe regole, voglio dire, ma io penso che per me avete fatto due grandi match, per l'età che avete, anzi per l'età che avete, sembravate due ragazzini, perciò voglio dire, non penso che lavorandoci bene e in maniera intelligente, in maniera si possa fare il terzo match. Ma questo voglio dire, non lo dico al 90%, io sarei sicuro, ok? Io chiamerò su Lineman. Ma dopo le feste, voglio dire, dai, non c'è nessuno, dopo il 15, no. Io vi informo che chiamerò su Lineman perché come lo riferito ho dei problemi familiari, però lo farò stasera. Chiamerò su Lineman e gli dirò che tu hai fatto un'ottima conferenza stampa in cui si sono affrontati vari argomenti, hai tenuto a precisare la tua posizione e che
in termini brevissimi il tuo manager formalizzerà una richiesta di rivincita e cercherà nel frattempo di raggiungere un accordo trattativa privata affinché il match, il terzo match, la famosa trilogia di cui vi parlai potrà avere. Questo è quello che avverrà. E ovviamente ci terrò ulteriormente a precisare a Sulana anche oggi che il comportamento sia tuo che quello di Giacobbe è stato dal punto di vista sportivo da incorniciare no, perché poi sfugge l'argomento che più interessa al pubblico, no? Con Giacobbe anche è, all'antidoping, insomma, di tutto abbiamo parlato, la sportività, l'amicizia che c'è tra me e lui, quello che ci ha tenuto, che ho ma al di là della vittoria della prima, sportività. Durante e dopo, cioè perché cioè. Il dopo ma anche il prima sembrano essere stati sottovalutati, invece le tre fasi sono state fondamentali affinché il pubblico abbia gradito un comportamento da parte che non è facile, soprattutto nella tua condizione, quando se sei avvicinato a me e mi hai sussurrato qualche frase, non è assolutamente, te lo posso, io ripeto, non abbiamo mai ricevuto alcuna minaccia diretta da nessuno, sono state le forze dell'ordine a consigliare di muoverci in quel motivo, ma noi soprattutto, ma io se avessi dovuto in quel momento pensare a una reazione al di fuori, diciamo così, dei canoni sportivi, beh, me la sarei sinceramente aspettata maggiormente da te che dagli altri, no? Perché eri il primo a sentirti ferito, no? E questo non è accaduto, beh, va, merito tuo, io questo lo voglio sottolineare in questa sede. Io ritengo che questo tipo di conferenza stampa non faccia altro che far bene al pugilato, perché è bene che se ne parli, cioè l'American ha fatto un suo slogan per arricchirsi anche da questo punto di vista. Bravo, direi. Se non ci sono più domande, allora io devo dire una cosa, insomma, ho sentito tutto voi, ho visto solo una parte del mio, devo essere sincero, perché ero impegnato agli assoluti dilettanti, perché tu lo sai che io sono. Voglio dire questo, la vostra prima sfida che avete fatto è stato un capolavoro organizzativo. Bisogna tener conto, tu eri un medio massimo e sei passato dai massimi, ai massimi del genere. Fragomeni veniva da una sconfitta tremenda con Blodersi, non c'erano i presupposti per farlo. Questo c'è riuscito lui. Ma nessuno toglie il merito a Salvatore. Secondo match, logicamente, quel primo match ha dato adito a un secondo match, che è stato tutto sommato il continuo del capolavoro. Adesso io, essendo sempre un match sul filo del rasoio, perché è la verità questo, perché purtroppo nel pugilato non c'è la palla che va in rete, se una squadra domina e quell'altro segna non c'è niente da fare, se il pugilato è sottoposto al giudizio di tutto e di tutti, quindi un terzo match, se si arriverà a un terzo match, diciamo la verità, è un capolavoro da parte vostra che a 46-43 anni arrivate a questo, è un capolavoro organizzativo. Adesso vediamo quello che ci riserva il futuro. È quello che ho detto, ecco. Merito principalmente a loro. E se siamo a discutere di questo è perché hanno fatto due grandi match. Se noi eravamo tutti a casa, no, a discutere queste cose. E io volevo che si parlasse anche del match in maniera importante, senza il punticino, ha tirato 3 colpi 4. Se abbiamo terminato, allora al nono piano c'è un ricetto. Al nono piano c'è il pranzo, caviale, aragosta. Thank you.